Igor, in russo conosciuto come il killer di Budrio, è stato catturato in Spagna dopo un conflitto a fuoco. Nel corso della sparatoria sarebbero morte 3 persone, tra cui 2 agenti della polizia spagnola. Secondo gli inquirenti, Igor, il russo, avrebbe ucciso il titolare di una tabaccheria di Budrio nell'aprile 2017. La settimana dopo avrebbe assassinato una guardia ecologica volontaria e ferito gravemente un agente provinciale. Igor poi ha fatto perdere le sue tracce a Molinella. I carabinieri per settimane lo hanno cercato dovunque. La caccia all'uomo organizzata dai carabinieri è stata imponente, con cani addestrati e reparti speciali. Tutto vano, Igor in realtà era fuggito all'estero. Si ipotizzava anche la fuga in Sud America a seguito di una segnalazione. Gli amici del titolare della tabaccheria ucciso da Igor il russo avevano offerto 50.000 euro a chi avrebbe fornito informazioni utili alla cattura del latitante vivo, mentre la metà, quindi 25.000 euro, per chi avrebbe fornito notizie sul suo cadavere. Il killer di Budrio è sospettato anche dell'uccisione del metronotte Salvatore Chianese. Le autorità italiane intanto confermano che le impronte digitali acquisite in Spagna siano proprio quelle di Igor. La fuga del killer di Budrio termina qui. Ecco la foto pubblicata poco fa dai media spagnoli.